Allora, le aziende italiane in questo momento stanno cercando dei partner stabili per poter approcciare il cloud. Approcciare il cloud significa non necessariamente partire nello spostare tutti i propri workload, tutti i propri carichi di lavoro, ma in modo più graduale cominciare ad affacciarsi per lentamente migrare le proprie applicazioni in ambito cloud. Ormai quasi tutte le aziende hanno dei servizi cloud, che siano SaaS tipo posta elettronica o cose simili, che siano infrastruttura come possono essere server virtuali. È un processo che è partito ormai qualche anno fa e che si sta concretizzando veramente. Sono partite prima le piccole aziende, quelle un pochino più flessibili, e adesso già la grande azienda si sta approcciando al cloud. Allora, il GDPR di per sé non è un qualche cosa su cui si può prendere certificazioni, ma è un regolamento su base europea che sancisce come i dati devono essere trattati. Quello che può fare Aruba nel caso del GDPR è cercare di dare supporto ai propri clienti in quanto titolari dei dati personali dei loro, a sua volta dei loro clienti, per cercare di permettergli di strutturare meglio la loro compliance, quindi cercare di dare a loro tutte le informazioni, tutta la parte documentale necessaria per strutturarsi da quel punto di vista lì. Buona parte delle aziende che ci stanno interpellando stanno richiedendo di dotarsi di sistemi di disaster recovery. Questo anche a seguito del recente regolamento europeo, il GDPR, che impone, a seconda del tipo di dato, la salvaguardia di questo dato per evitare perdita o in generale appunto la non disponibilità del dato. Il disaster recovery in questo sicuramente permette di dotarsi di infrastruttura, di apparecchiature, ma anche di processi che permettono di mantenere un'alta affidabilità del dato anche a seguito di eventi disastrosi come può essere un terremoto, un incendio o situazioni del genere. Aruba in questo, grazie alla sua infrastruttura con 3 data center di proprietà presenti sul territorio italiano, altri data center presenti sul territorio europeo, permette al cliente di replicare i propri dati e mettere a disposizione del cliente infrastruttura in grado di ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Disaster Recovery è un insieme di processi e di metodologie tecniche per permettere il recupero da disastro. Per disastro si intende in qualche cosa di mediamente catastrofico che interrompe i servizi in modo irrecuperabile sul sito primario. Il disaster recovery è un processo che permette la ripartenza a seguito di questo disastro in un sito secondario, quindi chiaramente deve essere predisposto precedentemente, devono essere costruiti tutta la parte documentale in modo tale di tutta la manualistica in grado di permettere il ripristino in caso di disastro, e al momento in cui si subisca un fermo proprio per queste motivazioni qui, siamo in grado di ripartire in un sito secondario. Ovviamente per poterlo fare c'è bisogno di dotarsi di asset, ma anche di metodologie e di processi in grado di permettere il ripristino delle informazioni e della disponibilità dei servizi. Interventi importanti che andiamo a fare a livello progettuale sono interventi di migrazione. Migrazione di infrastruttura che possono provenire da infrastrutture legacy presenti all'interno dell'azienda che si vogliono spostare sul cloud. Questo tipo di intervento è molto sfidante per l'azienda perché si sta parlando di spostare quello che è il loro core business. Ormai nell'IT viaggiano informazioni talmente importanti che pensare a un'azienda in cui si interrompa completamente l'IT naturalmente potrebbe produrre un danno veramente importante. Deve essere quindi pianificata attentamente, grazie anche al supporto consulenziale che Aruba ad esempio è in grado di mettere a disposizione, e deve essere un qualche cosa di ragionato e fatto a quattro mani insieme al cliente stesso, in modo da costruire un'infrastruttura ragionevolmente sufficiente a permettere alle applicazioni dei clienti di girare nella nuova struttura,
e in modo tale da permettere al cliente di migrare in tutta sicurezza, in modo con tempi ragionevoli, sempre con la possibilità di tornare indietro in caso di problemi e in caso in cui ci siano degli imprevisti.